assist finale. E la ringrazio anche per questo quadro, come dire, di organizzazione della materia che serve a dare un po' la visione un po' più panoramica rispetto a quello che si sta muovendo tra città e campagna. Io appunto mi muovo, diciamo così, salendo, diciamo così, e allontanandomi, se volete, anche da un punto di vista geografico, dall'area strettamente periurbana. Senza tuttavia dimenticare che non sappiamo più dove finisca effettivamente la città oggi, se ragioniamo in termini di comportamenti delle persone più che non di uso del suolo, quindi di definizione oggettiva di quello che è il confine della città. In realtà c'è una popolazione che vive in maniera urbana anche in zone molto remote, quindi come dire, le ricadute dell'influsso urbano ormai grazie ai sistemi di comunicazione ormai pervasivi, vanno molto lontano da quella che poteva essere l'area di prima, come dire, diffusione attorno alla città. Mi allontano dalla città e in qualche modo declino le cose che ha detto già la professoressa Leo attorno al tema della montagna. E quindi qui mi spiace che sono a Negrale, non siamo a Romere, ma insomma di fatto qui ci sono tutti i comuni, se non sbaglio. Quindi al di là della sede specifica, che è una sede invece più collinare, mi rivolgo soprattutto a problemi e a questioni che riguardano le aree un po' più lontane e se vogliamo più a quota più alta. Se noi ragioniamo intorno alla montagna, anche qui dobbiamo ragionare sul fatto che questo nuovo patto tra città e campagna può anche essere declinato come un patto tra città e montagna, intesa come mondo rurale che ha le sue peculiarità, ma intesa anche come mondo rurale molto più problematico e complesso di quello dell'area collinare o di pianura. In qualche modo, insomma, questo nuovo patto tra città e montagna, di cui si parla già da almeno una decina, quindicina d'anni, ci spinge ad andare oltre quella che è la modernità industriale e produttiva che ha coinvolto la montagna, soprattutto negli ultimi decenni del Novecento. Con uno slogan, andare oltre le montagne del Novecento. Cosa significa? Significa sostanzialmente, qui inquadro velocemente il tema e poi passiamo subito alle esperienze concrete, significa appunto andare oltre le montagne che ci ha consegnato la modernità territoriale, quindi una modernità che ha imposto un modello centro-periferia in cui la montagna è dipesa fortemente dalla pianura e che chiaramente dalla città soprattutto, e questo è un modello che chiaramente si è affermato a partire dall'Ottocento. Dal momento in cui chiaramente le forme, diciamo così, di organizzazione autonoma all'interno delle aree alpine hanno lasciato lo spazio a un'organizzazione più gerarchizzata a livello regionale, ma facciamo riferimento appunto anche a forme di standardizzazione produttiva che non tengono in considerazione le specificità locali, ma anche una certa rigidità normativa che spesso i PTRC evidenziano. Non parliamo soltanto del PTRC del Veneto, ma tutti i PTRC della zona perialpina in qualche modo veicolano un'immagine di montagna e una funzionalità della montagna in ragione delle necessità della popolazione di città, senza necessariamente coinvolgere in questo alla pari, diciamo così, la popolazione alpina. E poi la specializzazione e l'intensificazione produttiva che chiaramente ha coinvolto anche la montagna, per cui appunto questa agricoltura monofunzionale si è sviluppata in montagna sotto forma di ampliamento chiaramente degli allevamenti, ampliamento, intensificazione delle produzioni, anche se poi si fa tanta, come dire, si fa tanto uso della retorica, no? Legata al prodotto di montagna come il prodotto genuino, il prodotto più buono rispetto a quello di pianura, ma in realtà le dinamiche, diciamo, di produzione non sono poi così diverse. Le conseguenze che la montagna nel Novecento ci ha lasciato è quella dell'aumento appunto degli spazi di scarto in ragione di questo tipo di impostazione dell'organizzazione politico-economica del territorio, aumento degli spazi di scarto, spopolamento e abbandono selettivo, quindi aree di forte concentrazione e aree di forte abbandono. Qui faccio riferimento a quel volumetto che è molto interessante, molto carino, che riguarda il tema degli scarti e degli abbandoni, con riferimento all'area alpina, ma non soltanto, perché poi questo modello è un modello che produce scarti, produce situazioni di marginalità anche in altre aree, chiaramente. Si assiste ad una concentrazione stagionale, quindi una concentrazione della produzione nello spazio, ma anche una concentrazione dell'attività antropica nel tempo, questo mi riferisco chiaramente soprattutto all'attività turistica in montagna,
e un uso selettivo della montagna che di volta in volta serve ad una funzione soltanto, ad una funzione prevalente, no? Quell'idea della monofunzionalità spinta che appunto oggi dovremmo superare. Ho messo in evidenza questi elementi perché sono quelli dai quali ci dovremmo allontanare se vogliamo pensare ad un nuovo patto tra città e montagna. Quindi andare oltre a questa idea di montagna che serve soltanto ai crediti di carbonio per il protocollo di Kyoto, che serve semplicemente come area wilderness, come area, come dire, del mondo selvatico in funzione del godimento poi urbano spesso, oppure semplicemente di compensazione rispetto a zone molto più impattanti. Tutta la retorica dell'orso o del lupo, oggi c'è uno speciale anche l'altro giorno su Repubblica online sul lupo, e le posizioni sono quasi sempre di difesa a prescindere, diciamo così, della fauna selvatica, e qui c'è un grosso problema poi con gli allevatori, con gli agricoltori, eccetera. Le montagne pensate semplicemente come luogo in cui produrre energia, penso ovviamente al settore idroelettrico. Le cave, ovviamente anche questo è un elemento fortemente, come dire, impattante, monofunzionale. Oppure semplicemente delle grandi Disneyland, no? O Heidiland, come le vogliamo definire, quindi dei luoghi che servono a custodire una sorta di tesoreria etnica, diciamo così, di come eravamo belli una volta, sostanzialmente. Ecco, per andare oltre a queste prospettive, insomma, che il secolo scorso ci ha consegnato, noi dobbiamo un po' pensare a una nuova vita delle Alpi, quella che chiamano, definisce Camanni. Io sono un po' meno bravo di Matenda Reo perché non ho messo molti link a siti web a cui si può, con cui si può approfondire, ma ho rimandato a libri. Ovviamente poi troverete siti anche dedicati a questi temi che però non vi ho indicato qui purtroppo. La nuova vita delle Alpi di cui parla Camanni, parla di riscoperta delle montagne intermedie, delle montagne di mezzo, ma non tanto delle montagne di mezzo come quota, che comunque è un mondo che potrebbe essere interessato da questo punto di vista, quanto piuttosto come montagna come luogo di mediazione. Ecco che torna al tema della polifunzionalità, e nel caso di Camanni lui propone un'integrazione tra tre protocolli della Convenzione delle Alpi, che sono il protocollo trasporti, il protocollo turismo e il protocollo agricoltura. Quindi il tema dell'agricoltura è un tema centrale, ma deve essere per forza di cose agganciato al tema dei servizi, il tema trasporti è una piccola parte del mondo dei servizi, e poi al tema della fruizione turistica delle aree rurali e aree montane. Gli obiettivi sono quelli di ridurre gli squilibri territoriali e quindi ridurre gli sprechi da un lato e gli impatti dall'altro. Gli sprechi sono gli scarti e gli abbandoni, quindi tutte quelle realtà che non sono utilizzate, sono sottoutilizzate, e dall'altro invece ridimensionare quelle aree iperutilizzate e quindi, diciamo così, andare verso una integrazione tra più funzioni che porta anche ad una riduzione dell'intensità dell'intervento antropico. Questo si gioca attraverso, appunto, questo l'ha detto bene Matilda Reo, sulla cooperazione più che sulla competizione, quindi non tanto la singola attività imprenditoriale, non tanto il singolo soggetto, ma appunto più soggetti che cominciano a ragionare insieme e a cooperare per costruire una prospettiva di tipo diverso. Tutte queste cose si tengono insieme in sostanza, la multifunzionalità si integra con la cooperazione di più soggetti, di più attori. E questo consente evidentemente di pensare di ridurre gli squilibri territoriali, soprattutto in termini di appunto, estremizzazione nel caso della montagna. Mi fermo qui. Le buone pratiche per la montagna che io ho scelto riguardano non necessariamente soltanto l'agricoltura, riguardano, diciamo, tre fenomeni che ritengo essere abbastanza interessanti oggi, e quindi il tema del nuovo pastoralismo, del neopastoralismo da un lato. Il tema di pratiche di adozione, di cura, appunto di custodia della terra, come possiamo definirle, quindi di nuova forma di agricoltura. E il terzo elemento è il tema dell'ospitalità turistica, diversa da quella pensata esclusivamente in termini monofunzionali, cioè semplicemente di tipo alberghiero. Sono tre pratiche che hanno, allora dico una cosa importante, che ritengo importante, non esistono delle buone pratiche a priori. Esistono delle buone pratiche nella misura in cui hanno risposto a dei bisogni che sono specifici di quel contesto. Quindi io le penso come buone pratiche pensando a quei contesti in cui si sono attivate. Evidentemente pensandole per il contesto veronese, che io non conosco perfettamente, può essere che si attivino delle pratiche diverse, non necessariamente queste, o magari queste ma declinate in maniera ancora più particolare, peculiare, quindi attenta ai bisogni e alle esigenze del contesto.
sono pratiche che hanno a che fare con nuove forme di governance, appunto abbiamo detto di gestione di, tra più attori di processi di rivalutazione del territorio, adattatività al contesto, quindi sono pratiche, come dire, che pensano ai bisogni specifici di quell'area, alle caratteristiche specifiche e cercano di valorizzarle come tali. Sono orientate alla multifunzionalità, come abbiamo detto, quindi pensano, come dire, di valorizzare un elemento ma da più prospettive. E poi un altro elemento importante, che forse non è emerso finora ma che credo sia fondamentale, è il fatto che ci sia sempre una, come dire, una certa quota di innovazione dentro questo tipo di prospettive. Quindi non pensiamo che si debba ritornare al passato, non pensiamo che si debba conservare qualcosa in sé per sé in maniera, come dire, autoreferenziale. La prospettiva di innovazione è presente un po' in tutte queste pratiche e mi riferisco soprattutto all'innovazione tecnologica. Innovazione tecnologica e formazione culturale adeguata. Sapere più lingue, per esempio, saper maneggiare tranquillamente degli strumenti informatici per comunicare a distanza sono delle capacità che sono fondamentali al pari di saper governare una pecora o saper usare una vanga. E non sempre, appunto, appunto perché usciamo da un mondo che è un mondo che ci ha specializzato, non sempre troviamo gli attori che sono disposti a muoversi in maniera così ampia, a spettro così ampio. Ma se ci pensiamo, questo ci riporta a una caratteristica della montagna, e se vogliamo anche di altri contesti, ma insomma una caratteristica della montagna che è una caratteristica del cento mestieri. L'uomo alpino era così definito il cento mestieri, perché doveva fare 100 cose diverse a seconda della stagionalità, del movimento in verticale e quindi di conseguenza doveva essere capace di fare molte cose. Più o meno questa cosa ritorna ovviamente riveduta e rilanciata dal punto di vista della prospettiva anche relativa all'informatica. Una carrellata di titoli, di libri, film, documentari che raccontano questa nuova forma di patto tra città e montagna. E questo è un modo diverso anche di leggere la montagna stessa e l'eredità della montagna. Ma volo quando via veloce per non perdere troppo tempo, parlo di neopastoralismo. Un fenomeno nuovo, anche questo, dai dati Istat. Sembrava, non so se avete visto, è stato proiettato, credo, scusate, trasmesso dopo Natale L'ultimo pastore, il film L'ultimo pastore, non ricordo più in che canale, insomma. Ecco, io sapevo di quel progetto dell'ultimo pastore, Bonfanti, che è il regista, mi aveva chiesto anche, come credo più italiano, di sostenerlo, patrocinarlo, eccetera, e noi nel frattempo stavamo finanziando invece degli altri progetti sui nuovi pastori che ritornano. Allora questa idea dell'ultimo pastore non mi funzionava così tanto bene, no? In realtà non si tratta di fine dei pastori, in realtà c'è un rinnovamento anche qui della pratica pastorale e anche della transumanza. 3.000 giovani pastori under 35 in Italia hanno scelto di mettersi alla guida di un gregge secondo l'ultimo censimento, ed erano pastorizie di tipo, non sempre, ma insomma in molti casi diverso. Perché? Perché intanto il personale è un personale formato, spesso è laureato, conosce 2 o più lingue, è attento alla qualità dei prodotti, è aperto a dei nuovi mercati che evidentemente non erano i mercati tradizionali di smercio di questi prodotti, pensiamo a tutta la macelleria halal, per dire, legata al mondo islamico, musulmano, a tutti i problemi delle allergie, quindi il latte di asina, di capra, eccetera, eccetera. I ristoranti di nicchia che evidentemente cercano delle specificità, delle peculiarità, e poi chiaramente la polifunzionalità che va nella direzione dell'educazione, quindi dell'attenzione anche al rapporto con il pubblico, alla ricettività, al rapporto col turismo e evidentemente anche al mantenimento del paesaggio. Non sono ovviamente percorsi così facili, ci sono problemi legati alla mancanza di percorsi di formazione dedicati, non c'è una scuola di pastori in Italia, però esiste in Francia, esiste in Germania. Mancano delle politiche adeguate, quindi il nostro problema delle politiche chiaramente ritorna un po' in tutte queste, in queste dimensioni. Scarso riconoscimento delle esternalità positive e poi il problema della pressione della fauna selvatica, soprattutto in quota, perché evidentemente ci sono dei criteri di protezione che impediscono di, o impediscono, rendono difficile insomma, la gestione del greggio o del pascolo. Noi passiamo da questo esempio qui, che è un esempio che è ricorrente, io ho preso uno degli ultimi articoli che ho preso dal
dal mattino di Padova in questo caso, condannati all'estinzione per assumanza vietata e solidarietà al pastore. No, questi pastori che in inverno chiaramente devono muoversi in pianura e trovano gli ostacoli del divieto di transito di vari comuni perché sporcano le strade, perché bloccano il traffico, per vari motivi. Quindi multe da pagare oppure come in quel caso lì il contadino che ha, a un certo punto ha sparato addosso credo alle pecore, credo di un pastore, e poi si è creato chiaramente il conflitto, no? Ecco, se noi pensiamo a questo, pensiamo ad un'idea di pastoralismo, di neopastoralismo che confligge con altri interessi, con altre attività, no? E dobbiamo però partire da un'ottica di tipo diverso, cioè riconoscere quello che è il valore di queste pratiche di transumanza, ovviamente opportunamente regolamentate, con dei greggi che possono essere dei greggi non eccessivamente impattanti dal punto di vista del numero di capi e cose di questo tipo. Ma vi porto l'esempio di Nunzio Marcelli, per esempio. No, questo Nunzio Marcelli, che è laureato credo in economia, mi pare, a Venezia, e è un esempio dell'agriturismo nella porta dei parchi ad Aversa, quindi in Abruzzo. Che cosa fa? Beh, questo è un caso interessantissimo, a mio avviso, di nuovo patto tra città e montagna, non so se definito di pratiche di adozione o di custodia. In realtà ci sono entrambe queste situazioni. Volevo farvi notare il fatto che Nunzio Marcelli è laureato, è una persona che ha il sito in quattro lingue, tre lingue, ospita working camps a livello internazionale, quindi ragazzi giovani che vengono soprattutto dal nord Europa e vanno a lavorare nell'agriturismo, gli dà vitto e alloggio chiaramente in cambio della manovalanza, della manodopera, fanno un'esperienza formativa interessante e lui si avvale evidentemente del supporto di queste persone, ma poi ha lanciato questa idea dell'adotto una pecora, no? È uno dei primi che ha lanciato questa idea dell'adozione a distanza, quindi il pagamento di una quota per il mantenimento di una pecora in cambio dell'avvio poi dei prodotti a casa, chiaramente, dei prodotti dell'allevamento di quella pecora. Ma poi la cosa interessante, con riferimento proprio all'articolo di prima, è questo tema della transumanza. No? Lui gioca questa pratica della transumanza, evidentemente sono ambiti diversi dai nostri, quindi per carità forse più semplice, ma tuttavia lo gioca in termini polifunzionali, perché lui propone un pacchetto transumanza con la possibilità di offrire a, penso che vedete qui, reggi che passano, no? Di offrire un pacchetto per chi vuole di seguire il pastore chiaramente con l'attività di transumanza. In questo caso vi ho scaricato, lo trovate nel suo sito, che però scusate non vi ho indicato, la porta dei parchi comunque, lo trovate in rete, e vi propone tre date, dal 30 maggio al 2 giugno, dal 26 al 29 giugno, dal 28 al 31 agosto, di possibili tra virgolette vacanze in compagnia del pastore. La cosa interessante è che lui vi propone sia, come dire, l'aspetto molto più frugale dell'accompagnare il pastore e anche di dormire in tenda, per esempio, no? Se volete, ma vi dà anche l'opzione dell'albergo, dell'alloggio un po' più confortevole. Ma per esempio, poi vi fa evidentemente gustare i prodotti biologici, eccetera, i prodotti tipici, eccetera, ma poi per esempio vi dice, secondo giorno attraverseremo il paesaggio selvaggio delle gole del Sagittario, descritto da D'Annunzio nella tragedia La fiaccola sotto il Mongio. Quindi una proposta anche culturale, non siamo qui di fronte al pastore rozzo, tra virgolette, che non è capace di dialogare con un contesto più colto, no? Quindi una proposta che tra l'altro costa anche poco, se vi interessa vi dico anche cosa costa, mi pare 175 euro in tutto, compresi trasporti, colazioni, pranzi, cene, commentamenti, eccetera. Quindi insomma una proposta che serve a far conoscere la realtà di questo pastore. Ma di questi casi di ritorno, soprattutto di gente laureata, se ne trovano tantissimi, io ne ho raccolti alcuni in questo libretto La montagna che torna a vivere, appunto, che riguarda esattamente questo tipo di figure, no? Le figure che vengono dal mondo urbano e che a un certo punto si allontanano e decidono di prendere in mano un'attività e muoversi proprio con un'ottica polifunzionale, riscoprendo, ma con una prospettiva diversa, le pratiche tradizionali di allevamento, di caseificazione, questo formaggio a tre latti che fa questo Andrea che vive in Valcinischia, in Sopravenaus, in Val di Susa,
al confine con la Francia e recupero quindi di vecchi alpeggi, di vecchie realtà semi abbandonate. Vengo alla seconda pratica, al secondo esempio, le pratiche di adozione di terreni in abbandono che si stanno diffondendo anche qui da varie parti. Io vi racconto quella che è l'esperienza più vicina, perché può essere un esempio interessante, anche come dire, trasferibile probabilmente. Questo è un progetto, l'Orto Terrazzamento del Grande di Brenta, che è partito nel 2010 e come università ci siamo resi conto del fatto che c'era un problema di terreni in abbandono, terrazzati e che andavano degradandosi e al tempo stesso, come dire, l'apprezzamento di questo paesaggio da parte di una popolazione, diciamo così, di provenienza urbana. E quindi abbiamo cercato di unire le due cose, la presenza, la disponibilità di questi terreni e il desiderio, come dire, di occuparsi, di prendersene cura da parte di un certo numero di persone più sensibili e avvertite. E abbiamo cercato di costruire una struttura appunto che mettesse assieme attori diversi per dare forza a una prospettiva di adozione a distanza di questi terreni. In realtà all'inizio pensavamo che avesse più, almeno io pensavo, poi Luca invece che la vedeva più lunga di me probabilmente non era così sicuro, avevamo avviato due forme di, come dire, di presa in custodia dei terreni, da un lato l'adozione diretta e dall'altro l'adozione a distanza, quindi con una quota di sostegno, diciamo così, a distanza, con un piccolo pagamento tramite PayPal di una quota annuale. Abbiamo anche attivato questa forma, ma questa forma è diventata minoritaria in realtà perché nel frattempo si è sviluppata moltissimo l'adozione diretta da parte di popolazione proveniente più o meno dalla zona circostante al canale di Brenta, poi vedremo la casistica, insomma. Ma di fatto, insomma, la custodia personale, la presa in carico personale è stata prevalente rispetto invece all'adozione a distanza. Si è costituito un comitato che ha messo insieme l'università che ha fatto da promotore, l'amministrazione comunale che ha fatto da facilitatore per l'affidamento incomodato d'uso dei terreni e il Club Alpino Italiano che ha fatto in qualche modo da diffusore, diciamo così, dell'iniziativa anche tra i soci del Club Alpino Italiano, più avvertiti e sensibili nei confronti di queste iniziative, e poi la costruzione di un sito web e di un documentario Piccola Terra che vi ho anche portato qui, che ha avuto un grande successo proprio perché ha intercettato, come dire, dei bisogni e dei sentimenti, delle sensazioni che sono molto diffusi. Come funziona l'adozione? Si dà in affidamento per 5 anni un comodato d'uso gratuito a chi ha interesse a coltivare di questi terreni, non c'è nessun costo a parte la quota associativa al comitato, c'è un regolamento evidentemente che deve essere rispettato, per cui chiaramente il comitato si fa da garante sia nei confronti del proprietario e sia nei confronti di chi adotta perché la pratica dell'adozione ovviamente funzioni e continui. Secondo quelle che sono poi le regole, le linee guida che sono state indicate. Dicevamo, in 3 anni abbiamo dato in affidamento, grazie anche a Luca, Luca Lodatti, che ha fatto da coordinatore di questo comitato per i primi anni, 110 terrazzamenti abbandonati, affidati per il nuovo uso, 4 ettari in totale di aree terrazzate recuperate. L'uso dei terreni è prevalentemente per l'orticoltura familiare. Ma c'è anche una quota parte non significativa che ha a che fare col mondo appunto dell'educazione ambientale, della ricreazione, del tempo libero, quindi gruppi scout, soci del CAI, associazioni, cooperativa per il recupero della disabilità. Quindi in realtà non c'è semplicemente l'uso, come dire, strettamente agricolo del terreno, ma è uno spazio libero in cui sperimentare e in cui vivere. Dei momenti, diciamo, della propria vita che sono non strettamente connessi alla produzione di ortaggi o di altre cose. L'apicoltura è anche forme, come dire, sperimentali di coltivazione, quindi sperimentazioni di vario tipo che vanno dall'agricoltura sinergica, biodinamica e così via, ovviamente tutto nel rispetto chiaramente della manutenzione, delle regole di manutenzione di questi terrazzamenti. Chi adotta questi terrazzamenti? Quasi 100 affidatari ormai provengono prevalentemente dai comuni vicini, diciamo così, a una distanza che va intorno ai 10-15-20 km dal luogo di adozione. Penso che veramente la zona dell'Alessinia e la zona con
la città di Verona come bacino di interesse per questo tipo di attività possa essere una zona interessante da questo punto di vista, perché abbiamo la stessa interazione tra montagna vicina e area urbana che potrebbe essere interessata a queste forme di adozione. Ma c'è gente che viene anche da Venezia, quindi a distanza addirittura di 80-100 km, questi sono soci del Club Alpino Italiano, che magari hanno semplicemente piantato un frutteto, un piccolo frutteto, ci vanno più saltuariamente, ma comunque ci vanno. E quindi nessuno finora ha abbandonato, non è stata una cosa, ci aspettavamo anche un certo numero di defezioni, diciamo, finora nessuno ha abbandonato l'adozione, quindi la cosa sta andando molto bene. La cosa interessante è che questo attrae un certo tipo di pubblico, no? Persone che hanno prevalentemente un titolo di studio elevato, che hanno una certa sensibilità, una certa attenzione per questo paesaggio, che è un paesaggio chiaramente che ha un valore naturalistico, ma anche un valore storico, un valore culturale. Ecco qualche immagine così delle pratiche di ritorno, di recupero. Qui importante è anche l'innesto con la popolazione locale, che in qualche modo ha anche aiutato chi non sapeva come mettere a posto un muro a secco, quindi in qualche modo ha affiancato questo tipo di iniziative, e il comitato ad autoterrazzamento funziona anche da 5 minuti. Funziona anche da facilitatore in alcuni momenti di grosso lavoro pesante di pulizia dei terreni dalla vegetazione infestante, con dei gruppi di lavoro che si attivano periodicamente appunto per queste attività. Queste sono varie località in cui sono state avviate queste forme di adozione. Chiaramente sono forme di pulizia prima di tutto del terreno dal roveto, dall'abbandono, e poi pian piano la messa in produzione dei campi. Per informazioni su tutti questi aspetti, sicuramente Luca può raccontarvi molto, perché appunto li ha gestiti direttamente. Poi anche qui non mancano i problemi, nel senso che il rapporto con i proprietari che non è sempre immediatamente idilliaco, ma il comitato serve appunto anche da strumento di risoluzione dei conflitti, evidentemente. È un caso che poi non è così, dicevamo, non è così isolato, è un caso tra i tanti. Qui abbiamo la regione della Catalogna che ha attivato questa forma di custodia del territorio, appunto, come si diceva prima, con l'affidamento di addirittura 600 terreni. Chiaramente anche qui ci sono le amministrazioni pubbliche o comunque dei gruppi che servono a facilitare il rapporto tra privati e quindi a mettere in circolazione questo patrimonio sottoutilizzato. Corro veloce per raccontare del terzo, dicevamo, della Banca della Terra, che è un altro progetto, ma ve lo lascio qui in lettura. Anche qui forme invece più ampie a livello nazionale, partite dalla Toscana, dalla Lega Coppa Agroalimentare della Toscana, una proposta di messa a disposizione di terreni abbandonati in comodato d'uso per cooperative che ne vogliono fare uso. Veniamo all'ultimo tema, quello dell'ospitalità diffusa, il problema delle seconde case, delle case sottoutilizzate, del patrimonio edilizio soprattutto turistico, poco autorizzo turistico, ma non soltanto, anche vecchi insediamenti abbandonati. Quindi una quantità, come dire, uno stock edilizio sottoutilizzato che crea problema oggi. Perché? Perché evidentemente intanto la pressione fiscale è aumentata su questi beni, ma poi c'è tutto un problema legato alla sottoutilizzazione, che è anche un problema di tipo generazionale. Il fatto che questo boom edilizio si sia sviluppato a partire dagli anni 70-80 e oggi questi edifici abbiano bisogno spesso di manutenzione, di ristrutturazione e così via. Il problema delle case fredde è un problema sempre più sentito a livello internazionale, ci sono varie iniziative, ovviamente anche polemiche e dibattiti su questo tema. Le case fredde oggi, inutile dirlo, sono considerate come un elemento che consuma suolo e degrada il paesaggio, soprattutto nel momento in cui si supera una certa soglia di riempimento, tra virgolette, di fondivalle o di zone turistiche, produce espulsione dei residenti, il caso di Cortina, per esempio, perché fa aumentare il valore immobiliare, quindi espelle quelli che sono i residenti verso le zone circostanti. Questi economici crescenti legati anche all'aumento della pressione fiscale, ma anche al bisogno di manutenzione degli edifici, e quindi la condanna del clima turistico di una località. Quasi tutti i geografi economici o comunque gli studiosi di turismo dicono
uno degli elementi in sostanza, uno dei criteri attraverso i quali stabilire qual è il destino di una località turistica è il rapporto tra il numero di letti alberghieri e il numero di letti invece di abitazioni private. Quando questo rapporto è troppo sbilanciato nei confronti delle abitazioni private, la località turistica è destinata al declino. È uno degli elementi che utilizzano. Perché? Perché evidentemente l'abitazione privata non alimenta dei servizi. Non alimenta dei servizi, causa il fatto del basso livello di utilizzo, mentre invece l'albergo tende ad avere un'apertura maggiore stagionale e quindi anche a garantire dei servizi di supporto maggiori. Concludo velocemente. Dico velocemente due cose su questa diapositiva. Come si è cercato di arginare questo problema? Da un lato vietando la nuova costruzione, per esempio, e vari permessi di costruire contingentati, divieti di nuova attività edilizia, insomma, varie regioni delle Alpi, Svizzera e Austria soprattutto, Bolzano, hanno posto proprio dei divieti ferrei. Altrimenti, qual è l'altra prospettiva? Quella di fare in modo che queste seconde case possano essere rimesse in circolazione, in un circuito. In che modo? O attraverso l'obbligo di immissione nel mercato d'affitto, come in Engadina, oppure attraverso l'obbligo di compensazioni ecologiche, quindi tu non ti occupi della manutenzione del prato attorno alla casa, del bosco che è di tua proprietà, eccetera, paghi l'amministrazione comunale perché faccia questi servizi e mantenga un certo paesaggio di qualità equilibrato. Oppure un obbligo di apertura maggiore, insomma tentativi di sviluppare forme diverse, come dire, di valorizzazione. E io qui parlo di ospitalità diffusa, e quando parliamo di ospitalità diffusa non parliamo necessariamente di albergo diffuso. La nuova legge quadro sul turismo della regione Veneto, che poi vi ho elencato in bibliografia, distingue tra, come anche altre regioni, tra albergo diffuso e ospitalità diffusa. L'albergo diffuso, se vogliamo usare la distinzione che ha fatto prima la professoressa Reo, è una sorta di multifunzionalità semplice, molto, molto essenziale, quindi una sorta di albergo in orizzontale. L'ospitalità diffusa può aprire delle prospettive di tipo diverso. In realtà gli alberghi diffusi dove nascono? Nascono in Carnia alla fine degli anni 70. L'albergo diffuso di Comelians vanta il primato del primo albergo diffuso pensato in Carnia. In realtà il vero albergo diffuso, il primo albergo diffuso a funzionare per primo è stato quello di Sauris, non so se conoscete, l'albergo diffuso di Sauris, che però non si chiamava all'inizio albergo diffuso, si chiamava Borgo San Lorenzo, però c'era un vero e proprio progetto di rilancio di un intero territorio, pensato dall'architetto Gremese, Pietro Gremese, che peraltro era un appassionato di Sauris, ma non era di Sauris. Anche qui vedete c'è sempre, come dire, l'interazione tra il mondo urbano di Udine, che si, in qualche modo si fa carico di valorizzare il tessuto locale. E qui c'era un vero e proprio progetto attorno all'albergo diffuso che però ha avuto i fondi, ha avuto notevoli fondi per la ristrutturazione di questi stavoli, questo è il primo nucleo dell'albergo diffuso che vedete, legati ai fondi per il terremoto del Friuli. Quindi è stato un grosso sostegno, uno start-up importante legato ai fondi per la ricostruzione dei nuclei terremotati della Carnia. Grazie a questo ovviamente grosso incentivo si è proceduto ad una ristrutturazione molto bella, molto ben fatta, che oggi continua ad essere un albergo diffuso tra i più frequentati, tra i più quotati. Ma vado subito velocemente perché ho concluso il tempo, vado a vedere invece forme di ospitalità diffusa che non sono necessariamente albergo diffuso, anche se si chiamano tali, e quindi probabilmente vanno sotto il nome di ospitalità diffusa, che sono delle creazioni appunto che nascono dal basso, tra iniziativa di pochi attori. In questo caso per esempio il consorzio della mela prussiana a Sovramonte, quindi un consorzio di produzione della mela che propone degli alloggi che erano alloggi sottoutilizzati, inutilizzati, o di emigranti che se ne sono andati, che vivono all'estero, che sono altrove, insieme, come dire, all'ospitalità offrono, è un'ospitalità che è chiaramente più frugale se volete, non con tutti i comfort dell'albergo a 4 stelle, però più genuina e più a contatto, come dire, con la vita quotidiana del borgo, e poi offre chiaramente la possibilità di acquistare le mele, quindi di acquistare dei prodotti locali chiaramente che quindi hanno, possono essere di un certo valore per chi ha una certa sensibilità. Un altro esempio, nato da poco,
2013, appunto, un progetto condiviso Comune di Belluno, Comunità Montana Bellunese, Comitato dei Civici di Bolzano, CAI e Associazione Ricreativa. Quindi vedete, un po' amministrazioni pubbliche, un po' associazioni, un po' comunità montane, comitati usi civici, che produce questo borgo di Borghi dello Schiara, appunto, piccoli borghi, piccole borgate recuperate proprio per garantire un'ospitalità nei luoghi proprio della vita quotidiana di queste località. Un altro esempio interessante è questo di Costa Alta, di Comelico, bello diffuso anche questo, di un gruppo di abitazioni, di proprietari di abitazioni che affittavano così come affittacamere o affittappartamenti. A un certo punto hanno pensato all'albergo diffuso, quindi mettersi insieme, anche qui per pensare ad una proposta, un'offerta turistica che fosse non semplicemente dare l'appartamento in affitto con le chiavi, ma un insieme di altre prospettive, altre possibilità. La cosa bella qui è che uno di questi proprietari è anche il fornaio del paese, quindi si va a prendere la chiave nella reception che è il fornaio e quindi si può fare colazione nel fornaio pasticceria. Insomma, si comincia ad entrare dentro la vita del paese un pochettino, no? Un po' meno, ci si sente un po' meno turisti e un po' più ospiti e un po' più a casa. Ecco, quindi questo per concludere porta a che cosa? Porta evidentemente a pensare a dei progetti di riqualificazione edilizia mirati a questo tipo di progetti, la cooperazione tra strutture alberghiere e edilizia privata, questa è una delle possibilità. Questo porta anche all'estensione della stagionalità, perché chiaramente l'ospitalità diffusa tende anche a proporre dei pacchetti stagionali al di fuori dei momenti di picco turistico. C'è una maggiore interazione tra turisti e abitanti, perché spesso queste proposte sono collegate per esempio a dei laboratori di tipo artigianale che vengono messi in opera appunto da chi propone questi pacchetti. E non ultimo, l'apertura alla dimensione internazionale, e il locale si rafforza nel globale. Molto spesso saper parlare una lingua, saper mettere un sito in inglese, saper intercettare una domanda di alloggi di un certo tipo particolari anche da parte di turisti stranieri è un elemento importante. È un elemento importante. Ecco, io ho concluso, vi lascio qua alcuni riferimenti tra quelli che ho citato e poi se serve anche una sitografia un po' più nutrita leggermente la posso aggiungere.